ma devono essere, deve essere la totalità delle... No, Presidente, prima, cioè, ci troviamo la seconda volta a fare un io ho la seconda volta a fare. No, almeno non lo prendo in giro. No, perché io sono convinta, dico che... Allora, se vi dà la parola posso parlare. Allora, oltre a una decisione penale, allora si ritiene che intervenire, non che ogni volta io voglio parlare di queste riprese. Allora, consigliere Terza, allora la disciplina che ha in mano che è in cui tu puoi anche non comportare, ma io non so dire, dice che oltre a disciplinare, oltre a una disciplina generale regolamentare, si ritiene che il Presidente e il Consiglio possano concedere ai singoli consiglieri, come risultato, quindi non stiamo parlando di cittadini ma stiamo parlando di singoli consiglieri, e lei giustamente ha fatto bene a identificare la fiducia che la sarebbe dovuta bisognava registrare la seduta di oggi di volta sulla base di tante preventive che è giustamente presentato la possibilità di procedere con le differenti audio e video informando gli stessi sulle responsabilità che lei ha specificate. Ma deve essere nel nostro regolamento i consiglieri all'unanimità concordi. Presidente, non ci siamo. La volta scorsa, allora se i consiglieri, quindi anche lei, ha letto la mozione d'ordine chiedeva, in base alla legge del 1941, la 1633, di mettere da parte quello che è l'articolo, penso sia il 21 e il 27, del regolamento del decentramento di zona, a cui lei stasera si è appellata, per votare una mozione d'ordine. Noi stiamo votando una mozione d'ordine, per cui la mozione d'ordine è approvata a maggioranza, non secondo l'articolo del regolamento relativamente alle riprese video. E se si ricorda bene, nella mozione d'ordine ho fatto riferimento a quello che è la gerarchia delle fonti del diritto. Nelle fonti del diritto, come abbiamo riconosciuto anche in una riunione di Capigruppo, i regolamenti superiori mettono da parte quelli che sono i regolamenti inferiori. In questo caso l'articolo 21 del nostro regolamento di zona viene surpassato dalla legge del 41, dalla 1633, in cui si dice che un evento pubblico può essere ripreso, non c'è bisogno di nessuna autorizzazione. E allora, per fare le cose tranquille, io me ne sono stato buono finora, ho fatto la mia richiesta di ripresa integrale del Consiglio, che poi tra l'altro non è che sarà più un questo bello spettacolo. Quindi non capisco perché lei deve fare un cerchio, una porta al cerchio e una alla porta, una volta invocare il regolamento una volta, e una volta no. In questo caso, se ho dato una mozione d'ordine, la mozione d'ordine è passata a maggioranza. Ovviamente ricordo che la volta scorsa, lei si ricorda benissimo, la mozione d'ordine mi ha detto che sarebbe passata all'ordine del giorno di un consiglio. Invece voi ha visto e credete di conoscere che avevo ragione io, avevamo ragione noi, quindi la mozione d'ordine viene messa in voti, passa o non passa. Per cui se lei ogni volta vuole fare le regole come vuole, consigliera Terza, io la prego di non fare accuse false e tendenziose. Allora io gli ho detto, la volta scorsa è stata messa in voto in ammissibilità, dopodiché gli ho detto, la mettiamo all'ordine del giorno, lei mi ha detto che il direttore del settore aveva fatto una comunicazione diversa, che però si ritiene che la comunicazione è stata fatta diversamente dalla direzione centrale, che è esattamente quella della normativa sulla privacy. Quindi non è che cambia.
appuntamento. Anche mi ripeto, consigliere Pina. Tenga presente che quella comunicazione che è arrivata è a seguito di una nostra interrogazione. Lo so, la stessa interrogazione ha fatto la direzione centrale, che ha risposto che deve essere l'unanimità dei consiglieri. Dopodiché io non posso farci niente, vi dico l'unanimità dei consiglieri, oggi io non registro l'unanimità dei consiglieri, punto. Lo capogruppo Pina, la mozione che l'abbiamo già votata, quindi vuole capire perché siamo venuti qua. Quindi se la mozione è passata, non capisco perché non devo rispondere. Grazie Presidente, no, intervengo solo perché mi sembra doveroso chiedere scusa al capogruppo Laterna perché al microfono spento non mi sono rivolto a lui nei termini corretto, quindi mi pare corretto chiedere scusa, anche se capisco che mi allineo perfettamente a quanto detto dalla Presidente, che poi è la presentazione che ci sarebbe avuto l'edificio centrale del comunicato. Quindi se richiede l'unanimità non c'è, quindi io chiedo che venga spiegata la telecamera e non venga effettuata la registrazione. Grazie. Presumo che non si è mai partita la registrazione, visto che stavamo mettendo la segnalazione. Consigliere, c'è il gruppo Fede Pellone. Guarda, la mozione è passata. Il gruppo Fede Pellone. La mozione è passata. Il gruppo Fede Pellone. La mozione è passata. Consigliere Aperta è intervenuto. Tocca il capogruppo Fede Pellone. Stop. La mozione è passata. Io sono nel rispetto delle regole, ho votato anche a favore della possibilità di rendere pubblica questa cosa, che non ci stiamo a pensare o a strumentalizzare questa cosa come se fosse una nostra censura. L'obiettivo però è se c'è unanimità come prevede la legge. Se la legge non prevede questo, non si deve tenere acceso la videocamera, indipendentemente dal fatto che sia una censura o non sia una censura, è una volontà di tutela delle minoranze, che se c'è qualcuno, anche una sola persona, che non vuole essere stimata, bisogna rispettare questo perché lo dice il regolamento. Qual è? Apriamo il dibattito sui punti all'ordine del giorno, abbiamo revoca del Presidente della Commissione del Quorum Costituzionale Zonale e nuova nomina. Ma scusa, Presidente, lei sta mandando avanti un consiglio contro una mozione d'ordine, che è passata a maggioranza. Antonio, voi avete pubblicato il video. Allora, scusate. La mozione d'ordine, qua. Della necessità, consigliere capogruppo La Terza, faccia un supplemento di indagine e poi ne parleremo di nuovo. Io so quello che è stato comunicato dalla direzione centrale. Prendo atto della necessità di procedere alla costituzione della commissione medesima. Prendo atto della volontà del consiglio di Panoni di procedere alla revoca del nominativo del presidente della commissione, consigliere Roberto Miolavo, e della contestuale nomina a capo della commissione PF Impresa del consigliere Anna Santomaria Santoiemma, attendo che per consentire il tempestivo insediamento del presidente della commissione istruttoria del polo costituzionale zonale e quindi il funzionamento di tale organismo, la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile. Il consiglio delibera di revocare la nomina del presidente della commissione polo costituzionale zonale al consigliere Miolavo
e di eleggere quale presidente della commissione istruttoria, PMZ, Anna Maria Santoiemma. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 22, contrari 3, astenuti 6, approvato. Passiamo al punto numero 2, istituzione della commissione. Mettiamo in votazione, scusate, mediante legalità. Chiudiamo la votazione. Grazie Presidente. Sto riprendendo solo la testa. Ma non puoi! Che evidenziano quelle che a me sono sembrate da sempre dei punti pericolosi. Ovviamente questa era stata, c'era stata un'interrogazione del primo dicembre che non era stato risposto, e quindi voglio vedere un po'. Questo era l'inizio del 2008, il cantiere aveva appunto, era un cantiere, aveva diciamo il New Jersey, aveva le sue pericolosità, invece oggi che Viale Fulvio Testi è stata completamente aperta e che si appresta ad essere aperta anche Viale Zara, questa è un po' la situazione, quindi praticamente ci sono degli oggetti grigi, diciamo, che compaiono proprio a ridosso del viale centrale. Ecco, questo è vicino Viale Rodi, vedete proprio lo spigolo vivo a pochissimi centimetri dal viale che è ad alta percorrenza, quindi credo che il limite sia 70 km orari. 70. Vabbè, comunque, ecco, poi guardate quella rampa lì, quella era una rampa in pratica. Così come gli stimoli si ripetono. Siamo viola. Ecco qui. Queste sono un po' le rampe che si vedono percorrendo il viale, che a mio avviso sono molto pericolose. Una macchina o uno scooter che ci finisce su prende il volo. Qui è pericolosissimo per i motociclisti, vediamo che il viale è percorso da molte moto. Ancora rampe, ovviamente questo è soltanto un pezzo della parte finale verso Cinisello, e in più poi verso Vignani c'è proprio un susseguirsi di spigoli di macchine. Questa è l'uscita verso Cinisello a Vignani. Questa forse è la parte più sicura perché appunto non ci sono spigoli. Invece, ritornando all'incrocio con Cagranda, ci sono sempre degli spigoli e delle macchine che appunto sono in sosta di vietata ma tollerata, e che addirittura farebbero, ironia della sorte, sarebbero gli ammortizzatori in caso di incidente. E invece ciliegina sulla torta, la sicurezza dei pedoni. Questa qua è un'uscita della futura metropolitana 5 e questo è il controviale di Fulvio Testi, e quindi praticamente le macchine vanno in direzione di quella entrata della metropolitana. Come vedete non c'è, ma ci sono tante, non è l'unica, ci sono tanti ingressi di metropolitana così fatte, al momento non protette.
Per cui quello che si chiede è un interesse, un sollecito molto forte verso gli assessorati che devono intervenire in tal senso, perché sappiamo benissimo che non vorremmo mica muoverci quando ci sarà il morto. Grazie.